Buonasera a tutti, ben ritrovati al primo appuntamento del 2019 dello Sport in TV. Riprendiamo il nostro filo conduttore sul girone A del campionato d'eccellenza, così come lo avevamo interrotto a fine 2018, con un Licata sempre primo in maniera quasi indiscutibile fino a questo momento, che ha approfittato tra l'altro in occasione dell'ultimo turno di campionato del pareggio interno del Canicattì contro il Sant'Agata. Parleremo questa sera del Mazara Calcio, ovviamente, del suo momento dopo la ripresa del campionato con 4 punti ottenuti in 3 partite. Parleremo anche della finale di Coppa Italia regionale d'eccellenza che si terrà mercoledì prossimo e che vedrà opposto il Canicattì di Mister Nicolà Terranova e di Angelo Rosella contro il Marina di Ragusa dell'ex canarino portiere Totò Di Carlo. Parleremo anche più in generale dello stato di salute del calcio in Sicilia, in particolare in provincia di Trapani, grazie alla presenza di un ospite davvero gradita. Ma andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera, a partire dalla mia sinistra, i miei due compagni di viaggio e due opinionisti, Pino Licata e Pietro Vellutato. Buonasera, ben Buonasera. ritrovati a entrambi. Per parlare di Mazara e non solo di Mazara, l'avvocato Pino Maniscalco. Ciao Pino, ben trovato. Grazie a voi per l'invito. Accanto a Pino Maniscalco è venuto a trovarci un personaggio che per anni è stato protagonista del calcio castelvetranese in seno alla Folgore. Adesso da qualche mese ha un ruolo un po' differente, il presidente responsabile delegato provinciale della FIGC, lo state già vedendo inquadrato, Bruno Lombardo. Grazie davvero di essere qui con noi questa sera. Partiamo subito come nostro solito, vediamo assieme i risultati dell'ultimo turno, ovviamente quella che è la classifica aggiornata. Campionato d'eccellenza Girone A, 18ª giornata, Caccamo Mussomeli 3-1, Canicattì Sant'Agata 1-1, Castelbuono Mazara 1-2, Castellammare Geraci 0-1, CUS Palermo Parmonval 0-3, Marsala Dattilo 1-1, Partinico Audace Licata 0-6, Profavara Alcamo 2-1. La classifica in testa è il Licata con 46 punti, poi Canicattì 43, Sant'Agata 38, Dattilo 33, Parmonval 31, Mazara e Geraci 30, Castellammare 23, Profavara e Alcamo 22, Mussomeli 21, Marsala 18, CUS Palermo 15, Caccamo 12, Partinico Audace 11, Castelbuono 2. Dunque il Licata non perde un colpo, è asfaltato per 6-0 il Partinico Audace di Mister Formisano. Vediamo assieme il servizio. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati dal Giuseppe Lafranca di Partinico. Corso sulla destra, c'è solo Cannavò, prende palla in mezzo, tutto regolare, supera un avversario, Cannavò 1-0, il Licata in vantaggio. La prima conclusione in porta, Antonio Cannavò, tutto è partito dalla destra con Totò Corso che ha sfruttato tutta la fascia. Audo, poi Asensio recupera, sventagliata di prima, di esterno di Chiavaro con la testa, Bosco, c'è Testa che addomestica il pallone, il tiro e il gran gol, Davide Testa, gran gol all'angolino, una vera bomba, minuto 9 del primo tempo, il Licata è già in vantaggio di 2 reti, ma questo è un gran gol di Davide Testa che non ha pensato più di un secondo appunto quello che voleva fare, ha visto l'angolo, l'ha calciato, un tiro secco, basso, che si è insaccato, partirà con il portiere Alfano, con te. Attenzione, Convitto, press alto di Discordia, recupera la sfera. Attenzione, il tiro, grande intervento di Alfano, ma il Partinico si stava per far male da solo. Di Discordia libera, poi Assenzio verso Cannavò. Può girarsi Cannavò, vede il testa, si porta la palla con un grande stop e poi sbaglia il pallonetto. Licata vicinissimo al terzo gol. Si riparte dai difensori del Licata, Cassaro. Cambia verso Testa che si porta via la palla col tacco, grande giocata di Testa, pallone per Cannavò, passa e poi libera in calcio d'angolo Pirreca. Ecco il pallone di Convitto, primo palo, libera Lunetto. Convitto la tiene in gioco, può ricrossare, ecco il cross tagliatissimo, non arriva Maltese che rischia anche grosso perché è sbattuto sul palo, fortunatamente soltanto un colpo quasi di striscio. Per servire Guaiana c'è Rinaudo sulla destra che si fa trovare pronto. Rinaudo contro Enea, pallone tagliato,
non ci arriva Vassallo. Convitto può orchestrare, attenzione, palla per Corso, posizione regolare, poi c'è il tiro. La palla esce di poco, è stata un'illusione ottica quella che ha dato testa, che ha fallito il tris. Mette la palla a terra, Cannavò, uno contro uno, attenzione, palla per Asensio che è arrivato a rimorchio, il pallone che scivola dalle mani di Alfano ma viene salvato sulla linea da Battiniello, ritorna dal portiere. Attenzione, sbaglia Alfano, recupera la palla, Cannavò, il palo nega la gioia del gol a Cannavò, attenzione, San Giorgio recupera San Giorgio e stavolta Alfano a salvare, il Licata ha sbagliato due gol nel giro di 5 secondi, Chiavaro per Convitto che è in posizione buona, Convitto sul secondo palo ancora non trova nessuno e sono ormai, non si contano più le azioni che il Licata non ha tramutato in rete. Molto elegantemente poi Convitto, limite dell'area, Convitto prova il tiro a giro che si spegne di mezzo metro alla sinistra di Alfano, poi allarga dalle parti di Vassallo, tutto regolare, attenzione al partito di Codace, in aria il tiro e Valenti si sporca per la prima volta i guantoni con un grande intervento, il cross, attenzione, la palla resta lì, grande Valenti ancora una volta si tuffa sul pallone calciato in porta da Guaiana, ancora corner per i padroni di casa, Rinaudo, altra palla in mezzo, libera Asensio, Convitto, vertice sinistro dell'area, pallone di ritorno, Roberto Asensio, il tiro e sfiora il gol, palo esterno di Roberto Convitto con le squadre di Roberto Asensio. Altrettanto buona chiusura di Conte, ma è Cannavò sempre a ricevere la sfera, limite dell'area, Convitto entra in aria, il tiro di Convitto, un altro palo del Licata, altro palo, siamo al terzo palo in questa partita, poi c'è il fallo di Enea, innescare le conclusioni di Vassallo e di Guaiana, adesso attenzione a Cannavò nell'area che prova indietro per Doda, gran gol! Primo gol di Chloer Doda ed è un grandissimo gol sulla assistenza arretrata di Antonio Cannavò, un siluro che si è spento sotto la traversa e il Licata finalmente può mettere in sicurezza la gara con questa perla balistica di Chloer Doda, Vassallo. Vassallo non riesce a superare San Giorgio. Primo pallone per Rizzo che serve con un lob a Sensi. Attenzione, calcio di rigore. Fallo di Discordia. Tutto pronto alla rincorsa di Roberto Convitto. La intuisce soltanto Alfano, ma troppo precisa la conclusione di Roberto Convitto. Rizzo sbaglia completamente il pallone. Serve involontariamente Rizzo che allarga dalle parti di Convitto. Ottiene il pallone Convitto di prima. Cannavò 5-0. Che bel gol del Licata che con tre tocchi è arrivato. Tutti di prima è arrivato a concludere a rete. Doppietta di Antonio Cannavò su assistenza di Roberto Convitto. Vediamo Peppe Dama, la palla passa sulla barriera, ma è bravo Alfano, la palla era centrale. Pronto per il corner, palla in mezzo dalle parti di Dama che schiaccia all'angolino. Peppe Dama segna lo 0-6, non ha avuto difficoltà Dama a svettare più alto di tutti data la sua stazza. La mette all'angolino dove Alfano non può arrivare e c'è anche l'abbraccio sentito con mister Campanella. Quindi Dama mette la firma su questa partita. Partita di Licata 0-6, minuto 88. Abbraccia praticamente tutti Peppe Dama. Il Partinico d'Ace e finisce qui, l'arbitro correttamente non dà più recupero, quindi il Licata vince a Partinico 6-0, doppietta di Cannavò, poi a completare il risultato le reti di testa Convitto, Chloer Doda e anche di Peppe Dama. Licata, rullo compressore, Pietro Vellutato e Pino Licata, lo abbiamo ritrovato questo sodalizio così come l'avevamo lasciato nel 2018, sembra davvero che sulla strada per la Serie D Pietro Vellutato non sia rimasto pressoché alcun ostacolo, o no? Licata, noi che lo stiamo scoprendo questa sera, è una delle due squadre che al 99% vincerà il campionato. È una squadra che ha realizzato, mi pare, 57 rete in 18 partite, per cui ha una media di più di 3 gol a partita. Primo attacco del campionato, hanno allestito la squadra per vincerlo, sono in testa e
l'unica squadra che può in un certo qual modo contrastare questa cavalcata di gol che stanno a realizzare in tutti i campi è il Canicattì. Il Canicattì che ha inceppato un pochettino in queste ultime partite, per cui 3 punti sembrano poche ma sono molte. Domenica si giocherà il campionato al 99%, perché se per caso il Licata non dovesse perdere a Canicattì manterrebbe 3 punti di vantaggio, e non sono pochi constatato che già è iniziato il giorno di ritorno. Pio. Non c'è stata partita assolutamente, sul 2-0 già, che dove il Licata già vinceva, il Licata ha preso sul 2-0 ha preso altre 3 pale, quindi immaginate un po' se fossero state, magari non dico tutte e 3 gol, magari un gol, quindi un gol, 2 gol, avrebbero fatto proprio un set, hanno fatto già un set di gol, 6 gol, insomma sono tante. Il Partinico in campo proprio non c'era completamente, c'è il divario tecnico tattico è stato molto superiore, quindi il Legato in assoluto sta meritando questa posizione. Sarà un duello fino all'ultimo con il Canicattì, perché non vedo altre soluzioni. E non vedo altre soluzioni se non questo dualismo tra Licata e Canicattì. Delle due che vincerà, lì, secondo me tutto molto dipende dal confronto diretto, ecco, lì si deciderà al 90% quello che sarà il risultato finale per arrivare al primo posto. Avvocato Maniscalco, una squadra Licata che sembra non avere alcun punto debole. Sembra proprio di no, ma tra l'altro ha il punto debole, non, forse meno debole, ma dico, facendo un'analisi di quella che è la formazione licatese, non se ne trova assolutamente. Parlavamo poco fa, magari fuori microfoni, della potenza di fuoco del Licata, con Convitto, Testa e Cannavoce, abbiamo una fase di attacco che è veramente spaventosa. Abbiamo la forza, la tecnica e la qualità atletica, abbiamo praticamente di tutto, cioè come si può variare, e quindi sicuramente ad ora, al momento, credo che sia la massima pretendente alla vittoria del campionato. Come diceva Piero Eppino, sicuramente sarà determinante l'incontro, lo scontro diretto, lì si vedrà se effettivamente il Canicattì dovrà continuare a sperare oppure perderci le speranze. Pietro, voleva aggiungere qualcosa? Sì, io mi auguro solo cosa, che a prescindere del risultato che ci sarà domenica tra Licata e Canicattì a Licata, mi auguro che ci sia, che venga fuori una bella partita, perché mi pare che a Canicattì durante la partita o a fine gara ci sono state delle... Non a caso, Pietro, i tifosi del Canicattì non potranno assistere alla partita a Licata per espresso intervento della questura. E tra l'altro, esatto, mercoledì prossimo, un altro elemento che possiamo aggiungere a questa riflessione, mercoledì prossimo c'è in programma la finale di Coppa Italia d'Eccellenza, da una parte il Canicattì, dall'altro il Marina di Ragusa. La partita si sarebbe dovuta giocare a Licata, perché è la squadra detentrice del trofeo, e in questo caso a perdere, non verrà giocata la partita a Licata, proprio perché è una delle due finaliste del Canicattì. E Licata, formazione che ha la cura dell'organizzazione della finale, ha dovuto individuare un altro stadio nel quale far disputare la finale, che è quello di Biancavilla. Io diciamo, credo che la FIGC sia stata molto saggia a fare questa modifica. Abbiamo un valido rappresentante qui della FIGC. Su questo aspetto il Presidente Lombardo vuole dire qualcosa sui motivi di sicurezza, insomma... Dice bene l'avvocato Maniscalco, in qualche modo il calcio purtroppo ci perde, perché si deve andare dietro a queste divisioni. Di questi episodi non c'è dubbio che a perderci è il calcio, lo sport in genere, perché ci possono essere competizioni come quella tra Canicattì e Licata, che è una vecchia competizione che conosciamo, però... Questo non dovrebbe mai portare a problemi di ordine pubblico come quelli che hanno costretto la questura ad indicare a noi della Federcalcio di poter spostare la gara, perché non in sicurezza da un punto di vista del comitato addetto a queste scelte. Di conseguenza
si accoglie con amarezza perché avrebbero avuto il diritto, come per regolamento peraltro, perché per regolamento sapete che si svolge la gara nella sede dell'ultima finale finalista e quindi Licata meritava questa sede, però non ci sono state ragioni di ordine pubblico e quindi si è dovuta cercare la stessa organizzazione del Licata che rimane alla società del Licata, ha dovuto cercare altrove il campo. Fra l'altro in un campo che, se non ricordo male, seppure un buon campo, quello di Biancavilla, non è certamente quello del Dino Leotta, perché presenta molto meno caratteristiche di sicurezza, una tribuna da dividere attraverso l'ausilio delle forze dell'ordine, insomma una situazione un po' più complicata ancora che fa più rabbia, insomma, perché era giusto disputarla lì. Però io, come diceva prima l'amico Vellutato, mi auguro che sia già da domenica una giornata di sport. Io penso che c'è bisogno che lo sport si viva nella competizione, ma in modo corretto, oggi più che mai a tutti i livelli, e quindi penso che ci deve essere questa contesa, ma lo si deve fare nell'ambito delle regole di buona creanza. Poi c'è questa coincidenza di due avvenimenti sportivi che della sorte, direi, arrivano a tre giorni di distanza. A tre giorni di distanza anche questo scontro che in qualche modo coinvolge il Licata, che peraltro è stato anche eliminato dal Canicattì in Coppa con qualche scoria che c'è sempre nel pubblico, e quindi, però è bene che questa fase sia vissuta nel migliore dei modi e che alla fine vinca lo sport, oltre che una squadra che dovrà prevalere sull'altro o pareggiare, perché c'è anche l'opzione per fortuna del pareggio, che può essere magari un altro risultato che può venire fuori una partita così sentita come quella di domenica. Si incontrano certamente le squadre che insieme al Sant'Agata forse sì, stanno esprimendo migliori organici, e quindi ecco, l'ex protagonista attivo dei campionati dilettantistici adesso ha un po' un punto di vista differente. Che campionato lo segue? Trovando fra l'altro tanti amici come stasera, mi viene molto difficile contenermi in un ruolo, come dire, istituzionale. Però è giusto che lo faccia, questo non esclude che sono osservatore dei campionati. Certamente. Di tutti i campionati che nella nostra provincia si fanno, e che il nostro comitato, oltre a gestire tecnicamente dalla terza categoria a tutto il settore giovanile, ad un campionato amatorio che quest'anno abbiamo voluto tentare di targare FIGC e lo stiamo facendo, e anche quelle squadre come il Mazzara, le squadre di promozione, sono squadre gestite direttamente dal comitato regionale, ma io le sento squadre, certo, della mia giurisdizione, diciamo così, della nostra giurisdizione, della nostra provincia, e quindi le sorti di queste per me sono cosa importante per la crescita dello sport. Prima domanda, diciamo, abbiamo visto, colgo l'occasione, il campo del Partinico Audace, è un po' un argomento del quale si parla, certamente, si torna a parlare con cadenza puntuale, la presenza di questa tipologia di campi. Da questo punto di vista è un problema che può essere, tra virgolette, risolto, in che modo e con che tempi? Ma io, diciamo, quello che non mi è venuto difficile riscontrare immediatamente dopo la mia investitura sono due ordini di problemi. Uno che sono di carattere economico, la difficoltà a portare avanti le nostre compagne, perché l'avevo fino all'altro, certo, ieri in altra veste, e con tanti amici stasera che sono qui, che conoscono insomma, le difficoltà della nostra società, e l'altro di natura impiantistica. Io ho tutto il mese di luglio, di agosto, di settembre dedicato ad incontrare, oltre che le società, delle periferie, anche e soprattutto le amministrazioni, perché lì, nell'inefficienza di queste amministrazioni,
Intanto è caduto il mito della sostanziosa attività di sostegno alle società con sì. i vecchi contributi sì. Che al calcio si davano. E poi adesso si aggiunge un problema di impiantistica che è assolutamente in allarme. Cioè, noi abbiamo, oltre che problemi di nuova impiantistica da creare, quella della manutenzione e della assoluta mancanza di manutenzione di quella che già c'è. Per esempio, guardavamo il servizio sul riguardo a un'altra provincia, il campo di Partenico, è un campo che nasce tempo fa, ricorderà il mister, con il miglior auspicio, era un campo in erba. Era un campo in erba, oggi è un campo dove si è rinviata una gara con la Partinico Par, non vale due volte perché basta la minima pioggia per renderlo impraticabile, perché non si è mai più effettuata manutenzione, perché le società non l'hanno avuta affidate, perché magari gli impiegati del comune si occupano di altro, le problematiche che conosciamo da cittadini di questa nostra provincia. Quindi un problema di emergenza è quella dell'impiantistica sportiva, anche in questa cittadina dove mi trovo. Chiaramente, oltre a Nino Vaccara, c'è in più quella vicenda dell'oasi nel deserto della facciata, che non so se voi che abitate qui ne avete consapevolezza, ma altrove è considerata una cosa bella, una cosa... Lo era quando è nata, ma non lo è mai stata poi nella pratica, perché gli stessi mazzaresi non l'hanno... Lo è stata nella pratica per qualche anno. Ma per qualche anno. Io credo che il recupero di quella realtà, per esempio, sarebbe una cosa... che è di appannaggio non solo della città di Mazara, ma anche del circondario. Io, per esempio, non ometto di poter dire che questa realtà ripristinata nel migliore dei modi potrebbe essere sicuramente sede di un centro federale. È anche un fiore all'occhiello dell'intera provincia. Assolutamente sì, è così. Però dico, è un altro esempio, purtroppo, dove le amministrazioni alle ce ne sono tante, diciamo, in giro per la provincia, con altre difficoltà, con gli stipendi da pagare, perché si tratta di questo. Io non vivo all'estero, insomma, vivo qui e quindi so bene pure le problematiche dell'amministrazione, però c'è da fare una ricognizione generale dove lo sport non deve essere posto come si faceva una volta. Dice l'assessorato allo sport lo diamo a quello che ha meno peso politicamente, perché è un assessorato senza portafoglio, invece va riaffidata questa tematica, perché invece dovrebbe essere contrario. Ecco, stavo venendo da voi, ascoltavano il religioso silenzio Pino e Pietro e anche l'avvocato Maiescalco, vediamo. Con la finanziaria nuova adesso ci è stato messo qualcosa a livello nazionale, nazionale per il calcio dilettante, cioè per lo sport dilettante. Sì, attraverso il CONI, con il credito sportivo, con i famosi bandi che il Ministero affidava al CONI, anche se in discussione lo stesso ruolo del CONI, come voi sapete, insomma, ci sono nuove... condizioni politiche che stanno ponendo all'attenzione il ruolo del CONI, che secondo me, senza nulla togliere le posizioni politiche che lo esprimo, per il quale ho rispetto, ma il ruolo del CONI stabilisce la storia, l'indipendenza assoluta. Fino a questo momento ha funzionato con i bandi che poi il Ministero trasferiva come fondo al CONI, e alle società o ai comuni attraverso le società per il ripristino, per la creazione di nuova impiantistica sportiva. Io spero che proprio con la Presidente, con la delegata professoressa Dalconi, che adesso non ricordo, mi scuso con lei il cognome, Elena Vallone, stiamo facendo una specie di screening per verificare laddove queste strutture, per quanto riguarda l'impiantistica rivolta al calcio, possono ripristinarsi, con quale risorsa, d'intesa con le amministrazioni comunali. E quella dell'impiantistica è una grande emergenza che, secondo me, da semplice cittadino di questa provincia va affrontata con l'importanza che ha, dando l'importanza che ha. Pietro Vellutato. Mentre il Presidente quando parlava io riflettevo
e nel modo di riflettere pensavo a quello che è stato lo scritto sulla Gazzetta dello Sport nel 1989 dall'amico Gaetano Sconzo, che ricorda il tempo stampa della nostra federazione, Gaetano, è ancora detto personaggio molto noto nell'ambito del calcio siciliano, è stato diversi anni allenatore, fu ex arbitro, eccetera. Ebbe a fare una fotografia sul campo sportivo, la facciata e sull'impiantistica, e allora ebbe a scrivere Mazzara, capitale dello Sport. Ha preso quasi un'intera pagina, io l'ho conservato gelosamente e ce l'ho anche messo nel quadro, perché allora, per fatto casuale, l'assessore allo sport era per averlo dato. Un certo, perché io mi ricordo che in quel periodo, no, vado di più. E non è vero che quell'impiantistica è stata abbandonata, perché nel 1995, sindaco d'Alfio Bonanima, c'è stato un incidente al campo sportivo di Novaccara, dove è caduto una parte del muro di cinta, dove sono morti due operai. Allora la prefettura, concordemente con la Procura della Repubblica, perché c'erano due operai morti, e con la FIGC, hanno spostato tutte le gare dal Nino Vaccara alla facciata. E ricordo che allora ci giocava il Mazzara in quarta sede, le Mazzara 2000 in promozione di Zumbo, la Mazzarese, tutti i campionati si sono spostati. Vuol dire che 95, 96, 97 quell'impianto esterno della, era efficiente, tant'è che sia le forze dell'ordine che gli organi federali hanno consentito di poter giocare partite ufficiali. Poi i politici del tempo, per trascuratezza, chiaro, l'hanno fatto perdere, perché se tu vai all'interno della stessa impiantistica, soprattutto reparto calcio, non trovi più nemmeno i gabinetti igienici, non troverai più le porte, non troverai più niente. Questa, cioè, il disastro è stato nel non avere manutenzionato quello che altri avevano lasciato. Ma mentre tu parlavi, Presidente, perché se non si ha un po' di fantasia nello sport come nella vita, è inutile andare avanti. Io pensavo, cosa può fare una federazione per stimolare le società e gli amministratori a poter rendere migliori gli impianti sportivi? Un esempio, promozione ed eccellenza, io prenderei come campionati. La FIGC potrebbe apportare delle modifiche all'interno del proprio organismo, non so poi chi tecnici studierebbero il metodo, nel dire la squadra che vince il campionato di autorità va nella categoria superiore. La prima squadra che non ha un campo di calcio adeguato come l'illuminazione esterna, come il manterboso o sintetico, sarà promossa automaticamente nella categoria superiore. Sarò ancora più chiaro. Immaginiamoci noi che Canicattì è Licata, Canicattì che non ha l'impianto sportivo, oppure Licata e non so, un'altra squadra potrebbe essere Gerace. Se Gerace non dovesse avere il campo sportivo, il campo di calcio in manterboso o col sintetico, se Gerace è la prima squadra di quelle 5, 6, 7 che non hanno un'impiantistica adeguata, automaticamente accenderebbe alla categoria superiore. Questo porterebbe le tifoserie a pressare dal basso verso l'alto, verso le varie amministrazioni, a dire fatelo, per esempio investite, anche perché ci sono i soldi, poi è la politica che distribuisce, tanto per i lavori pubblici, tanto per lo sport, tanto per le fognature e così via. E allora io, federazione, chiudo, cioè vedere se si può trovare questi scamotaggi, di trovare un modo, perché io ti premio, città Ypsilon, che non hai vinto il campionato, non lo hai vinto, però fra quelle 3, 4, 5 squadre che non hanno un'impiantistica adeguata sei la migliore, io ti premio e ti porto alla categoria superiore. Non so se sono chiaro, Presidente. Diamo il tempo al Presidente Lombardo di riflettere qualche minuto sulla risposta, giusto il tempo della pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo con la seconda parte dello Sport in TV, inevitabilmente la presenza del Presidente Provinciale della FIGC Bruno Lombardo sta catalizzando anche
gli argomenti che stiamo trattando. Chiedeva Pietro Vellutato in che modo la FIGC può stimolare le amministrazioni a puntare sull'impiantistica sportiva. Pino Maniscalco voleva aggiungere qualcosa e poi facciamo rispondere a Bruno Lombardo. Quello che hanno detto Presidente Lombardo e Pietro Mazzara, capitale dello sport, ci siamo, era una sorta di cattedrale all'epoca, compreso il palazzetto dello sport, compreso i campi di tennis, ma si è fermato lì, a parte l'esperienza degli anni del 95 al 97, che gioco forza hanno dovuto spostare le attività, e meno male che già c'era, lungimiranti all'epoca nell'avere fatto questo campo, anche se distante dalla città. Però dopo è diventata la cattedrale del deserto, perché lo stadio praticamente è morto letteralmente. Cioè c'è la sede dei conigli praticamente, dal campo scappavano i conigli e c'erano le tane fatte sotto. Quindi figuriamoci se era fruibile all'attività delle altre squadre, perché è impensabile comunque che una città di 50-60 mila abitanti possa avere sempre il problema dell'organizzazione interna delle partite. Bene avere il campo sicuramente a portata di mano, bene sicuramente. Ma all'epoca il Mazzara aveva una squadra in Serie D, una squadra in promozione, una squadra in prima categoria, diverse in seconda e terza categoria, settori giovanili che dovevano tutte necessariamente passare la nuova HR. Quindi la gestione di un altro stadio sarebbe stata di notevole importanza per la città, ma anche per chi ne usufruiva. Il problema della lungimiranza politica non è un problema soltanto della opportunità o meno di fare campi. Lo stadio di controllo a facciata è rimasto letteralmente una cattedrale ed è un peccato enorme. Stiamo divagando una cosa importante anche come messaggio che può passare all'esterno, perché quella poteva essere realmente un volano per la città, non soltanto sotto l'aspetto sportivo ma anche di altro livello. Ne ricordiamo tutte le manifestazioni importanti che sono svolte lì. Io ricordo per esempio da ragazzino quando è arrivata la pallamano, la nazionale di pallamano, sono stati fatti i mondiali di scherma, cioè era diventato realmente un progetto maestoso dove la città di Mazzara era destinata a investire, ad accogliere gente che veniva da tutte le parti del mondo, perché mi ricordo i mondiali di scherma, fu un avvenimento eccezionale, la palla a mano, la scherma, voglio dire, si doveva investire in questo senso. Ben venga il CONI, ben vengano tutte le associazioni che possono aiutare economicamente le nostre strutture, ma è anche vero che è un problema di natura politica. Quindi se ciò non consente ad entrambe le parti di confrontarsi per creare delle alternative del genere, diventa un grossissimo problema. Facciamo rispondere velocissimamente. Anche le manifestazioni dell'assessore Vellutato. In quegli anni Campobello di Mazzara, grazie all'avvocato Pantaleo, la pallavolo è andata in Serie B e noi l'abbiamo ospitato per un anno intero al palazzetto. Tutto a carico del Comune di Mazzara del Vallo come senso di ospitalità. L'avvocato Pantaleo era un elegantissimo personaggio se non ricordo male, pure la Montuori Palermo venne a giocare in Serie A. È stato grato alla città di Mazzara per aver ospitato per un anno intero e non l'abbiamo mai fatto pagare nemmeno la manutenzione degli operai, eccetera, eccetera. No, per dire quando lo sport unisce i popoli. E allora, Presidente Lombardo, come può la FIGC, se può in qualche modo stimolare... Per seguire quello che diceva prima l'amico, l'avvocato Manescacco, chiaramente io mi riferivo non solo a Mazzara, ma laddove questo esiste, un problema proprio di lungimiranza politica. Molto spesso lo sport, l'impiantistica è stata una questione, per dirlo nel nostro gergo, di serie B rispetto alle altre emergenze che così venivano definite, che sono emergenze, l'acquedotto, l'acqua quindi nelle case delle persone, ma è un'emergenza anche quella della salute, quella che lo sport produce, lo sport sano, parlo a livello di tante discipline sportive, non solo del calcio. Quindi quando affermavo provocatoriamente, ripeto, che quella della facciata è una realtà che ancora adesso, con una diversa attenzione alla stessa, anche nel confronto con le altre istituzioni, a cominciare dalla nostra,
dalla nostra disciplina che è il calcio, può diventare un centro federale. Io centro federale intendo laddove si svolge anche attività di rappresentanza nazionale di determinate discipline, dove viene a fare l'allenamento, un allenamento la nazionale dilettante. La vedevo e continuo a vederla in questo modo. Ora, posso dire, Presidente Lombardo, che questa idea troverà terreno fertile nella prossima campagna elettorale che ci sarà a Mazara, sicuramente. L'idea che ho sempre avuto io, che io a Mazara sono nostro... fuori dalla campagna elettorale. No, io lo sto dicendo, è un'idea molto, molto bella. E credo che possa avere avvocato Mario Scarpa, lo sport unisce i popoli, sposato da qualcuno, sì, quindi, quindi non divide nella politica, nella politica. A Mazzara i nostri politici sono miopi, perché questo campo della facciata potrebbero benissimo utilizzarlo per far venire a svernare il giocatore anche del nord, cioè la squadra del nord. Esatto. Nord non, ma proprio in queste settimane ci sono stati dei osservatori russi che sono venuti per Mazzara, questo motivo. E ciò comporterebbe proprio un grande interesse per tutta questa società, ma dopo si creerebbe un po' a livello turistico l'attrazione, si potrebbe creare un movimento, insomma, certo. le cose si potrebbero riuscire a creare un volano turistico attraverso proprio quel campo della facciata, cosa che io ci ho sempre pensato, perché l'ho visto forse negli anni passati in altri luoghi, vedevo squadre venire a svernare in climi caldi, dove qua ancora c'è un bel c'è clima. C'è stato anche, io qui voglio essere onesto, c'è stato anche un, secondo me, mi affido a voi che vivete la città, che siete nella città, che siete, ma c'è stata una sorta di situazione come quella avvenuta a Caltanissetta, dove uno stadio come quello del costruito su Italia 90, costruito con fior di milioni, oggi è affidato a una società di rugby dove fanno gli con la squadra di calcio, che tra l'altro preferiva giocare nel campo in terra. Si sono fatte anche gare di Serie B in quello stadio a Pian del Lago. Al Pian del Lago, non mi vedo, perché? Perché anche la città non si è voluta privare di quel Palmentelli che, con tutto il rispetto degli amici di Caltanissetta, se ci sentissero, è una realtà assolutamente inadeguata da un punto di vista strutturale, cioè come quello di Enna, del Gaeta di Enna, cioè, eppure la gente ha preferito in qualche modo quella. Non, a Mazara probabilmente c'è stato anche questo, cioè, perché se ci fosse stata una posizione più forte della cittadinanza verso quella realtà probabilmente l'affermazione della stessa avrebbe avuto tempi diversi. Ma tra l'altro avrebbe avuto sicuramente la possibilità di ampliarla anche come cittadella sport. Appunto, Mazara non ha mai avuto una piscina, quello è uno spazio incredibile anche per fare la piscina. Ci sono i campi di te, campi di calcetto. Quindi abbiamo una realtà che è sicuramente importante e che andrebbe sviluppata in futuro. Non soltanto ora, ma magari speriamo. Sono una serie di gente che abbia la consapevolezza che la civica amministrazione non vive soltanto di fognature, di strato, di marciapiedi, ma vi sono degli investimenti nella cultura, nello sport. Se non c'è questa come non solo per fare bla 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 bla, ma per esserne come c'è, cioè, chi è a capo di una civica amministrazione deve avere la consapevolezza che questo è un investimento per i giovani, per una generazione migliore che cresce. Se non c'è questa convinzione, tutti fanno un moralizzatore. Ma allora, quando allora negli anni 60 la buonanima dell'avvocato Ballatore ha concepito quella zona che era una zona di proprietà comunale, lì forse i bambini non si ricorderanno, perché sono rimasti bambini anagraficamente e bambini come cervello solo per fare moralizzatore. Lì c'era lo scarico delle terze urbane negli anni 40 e 50. L'avvocato Ballatore negli anni 60 ha avuto la lungimiranza di togliere tutto e affidare a un ingegnere mazzarese che vive a Roma, Pietro, lo dirò, un progetto generale. Lì era un'impiantistica sportiva non per sport all'aperto, cioè non era predisposto per appagamenti, tant'è che poi io ho fatto fare tramite l'impresa Nino Zizzo allora il campo alternativo, perché il Monte Erboso, se tu lo calpesti più di una volta alla settimana,
nell'arco di 2-3 mesi non è più. Allora ho detto allora alla Civica Amministrazione, facciamo un campo alternativo per gli allenamenti. E c'è il campo in terra battuta confinando. E io posso dire di averci giocato in tutti e due i campi. Ma però, non sei tu, ripeto ancora una volta. E vedete che non siamo in tanti, però. Giovane, come diceva il presidente poco fa, l'assessorato allo sport allora si dava per un saluto, cotizzati per fare un sindaco, pugna la faccia per fare l'assessore al lavoro pubblico. All'ultimo ho chiesto c'era una mattizia e cane, perché non aveva la consapevolezza dell'importanza e cosa trascinava come massa, come giovane, se tu lo fai bene, ma ci voleva passione. No, sono assessore, mia moglie mi chiama assessore. Dopo questa sintetizzazione da parte di Pietro Vellutato, torniamo anche al calcio giocato. Ci vediamo le interviste post gara dopo il pareggio tra il Canicattì e il Sant'Agata, terminata la partita con il punteggio di 1-1, e poi ovviamente continueremo a parlare anche di calcio non propriamente giocato. Mister, diciamocelo francamente, è stata una partita bella, intensa, maschia, finita 1-1. Ma guardi, quello che è successo oggi è dell'incredibile. Obiettivamente, fin quando eravamo 11-11, è stata anche una bella partita. Diciamo che il primo tempo il Canicattì è partito col piede premuto sull'acceleratore, ci ha messo parecchie in difficoltà, poi ha realizzato la rete del vantaggio. Nel secondo tempo, quando c'è stata la nostra pronta reazione, che siamo riusciti a pareggiare, improvvisamente l'arbitro si è assunto a protagonista, cioè obiettivamente due espulsioni, una a distanza di un minuto, possono danneggiarci quando mancano ben 35-40 minuti alla fine della gara contro un Canicattì che ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra quotatissima per questo torneo. E forse là è venuto fuori quell'orgoglio, quella grande determinazione che ha contraddistinto in questo campionato di Sant'Agata. Sant'Agata resta imbattuto dimostrando per l'ennesima volta che è una squadra tosta, si sa ben difendere e che sa ribattere colpo su colpo. E oggi credo che questo pareggio ha un sapore bellissimo per noi, perché abbiamo dimostrato di meritare non solo il posto in classifica, ripeto, di fronte a una squadra forte come Canicattì, ma soprattutto di meritare questa imbattibilità del campionato, e quindi speriamo di farla durare più a lungo possibile. Un portiere, il vostro Ingrassia, che si è reso protagonista di due miracolosi interventi, entrambi sui raggi, mister. Allora, qua c'è, senza togliere niente a nessuno, ma obiettivamente questi due calciatori sono di levatura superiore, sia Iraci che un giocatore che non c'entra niente in questi campionati. E il nostro portiere, che è venuto da noi in eccellenza proprio per amicizia fraterna con me, altrimenti è un portiere che è migliorato in Serie C, ha vinto l'unico scudetto del Palermo in primavera, è stato a Verona, è stato in Belgio in Serie B, quindi questo è un portiere al pari di Iraci che non c'entra niente in queste categorie, e mi auguro per loro che si allontanano da questi campi. E che ritornano nei campi che meglio prediligono. Per concludere, mancano 12 giornate alla fine del campionato, come finirà? Come finirà? Io dico che questo pareggio a noi ci lascia chance invariate per ottenere eventualmente ancora, c'è il secondo posto, ma c'è anche il primo posto, perché domenica c'è un altro scontro diretto e noi saremo molto attenti al risultato di Licata Canicattì, perché il Licata sì, è una squadra che sta facendo grandi cose, ma il Canicattì mi sembra una squadra ben organizzata, ben messa in campo, quindi è una squadra che ha grande valore. All'andata ha vinto il Canicattì, noi speriamo che sia un risultato che ci permetta ancora di sperare anche per il primo posto, perché il Licata poi a tre giornate dalla fine deve venire a fare visita da noi. Però comunque credo che questo terzo posto per noi può essere anche importantissimo, se riusciamo a risalire qualche posizione è una cosa ancora più bella, però in questo momento credo che il Licata e Canicattì abbiano qualcosina in più. Mister, resta il rammarico di non averla chiusa prima la partita? Sì, primo tempo eccezionale dai miei ragazzi. Continuo a fare complimenti a questi ragazzi perché stanno veramente dando il massimo. Questo secondo tempo abbiamo preso un gol su un rimpallo fortuito, credo sia stato pure un autogol del portiere, quindi non mi resta che fare ancora una volta complimenti alla mia squadra per quello che ha proposto. Chiaramente sbagliamo troppo, su quello dobbiamo lavorare, perché nella zona di finalizzazione c'è qualcosa che dobbiamo migliorare. Affrontavamo una signora squadra e questo lo sapevamo,
però oggi ho visto un grande Canicattì. Faccio ancora una volta complimenti al Sant'Agata, che chiaramente in doppia inferiorità numerica per loro è come se fosse un miracolo. Quindi. Ecco mister, a proposito di inferiorità numerica, può darsi che le due espulsioni nel Sant'Agata abbiano avuto l'effetto contrario nel Canicattì, cioè nel senso che alla fine c'era la certezza del pensiero di poter vincere la gara in quanto in superiorità numerica e invece alla fine non è accaduto così? No, credo che ci sia stato un blackout di 5-10 minuti, poi i ragazzi hanno ricominciato a giocare e abbiamo avuto 6-7 palle gol assurde, rimpalli davanti sulla linea, la palla per un'inerzia non è andata in porto, quindi... continuo a dire che i miei ragazzi stanno facendo un grande campionato. Dovevamo essere la quarta festa tra Sant'Agata e Legata, ci stiamo riuscendo, addirittura siamo sopra il Sant'Agata, quindi per noi è un campionato eccezionale. Pino Maniscalco, per Nicola Terranova, dopo l'esperienza nel Mazzara, la conquista delle semifinali nei playoff nazionali, l'uscita col Nardò senza perdere con due pareggi, dopo l'esperienza eccezionale a Castelvetrano con la Folgore, la conquista della Serie D e poi sappiamo come è andata a finire, poi l'anno scorso al Gela, adesso sta facendo bene al Canicattì, può essere questo un po' l'anno della consacrazione? Ma io lo spero per lui, perché Nicola è... si è dimostrato un ottimo allenatore, un grande professionista, quindi spero per lui che ci sia realmente la fase del volo, perché lo sta dimostrando in tutti questi anni di altissimo livello e quindi è meritevole secondo me di ben altre categorie. L'esperienza tra l'altro fuori dalla città, fuori da Mazzara, ha dimostrato che in ambienti particolari, difficili, è riuscito anche a Gela l'anno scorso in un ambiente non proprio facilissimo. Assolutamente no, ma credo che sia arrivato tra le prime 5 se non vado errato, quindi anche lì ha dimostrato che in Serie D di riuscire a competere a buonissimi livelli, quindi spero realmente che abbia un futuro luminoso davanti a sé. Tra l'altro mercoledì ha la possibilità, tra virgolette, di rifarsi di quello che gli è stato in qualche modo tolto tre anni fa con il Mazzara, quando venne esonerato dall'allora presidente Abbagnato. Il Mazzara era già in semifinale di Coppa, era un passo dalla finale, adesso diciamo ha la possibilità adesso di potersi rifare da questo punto di vista. Scippato da questa vittoria, può sicuramente riprendere, credo che tra le due squadre il Canicattì sia notevolmente più forte. Però anche il Mariani rispetto... Ragusa, insomma, è primo nel girone B, anche se in competizione, sì. Sarà sicuramente una bella sfida. Sarà sicuramente una bella sfida. A questo punto tifiamo per il nostro contatto. E per Angelo Rosella che nel frattempo... E per Angelo che merita di avere grandi risultati anche fuori dalla città. Pietro Vellutato. Ma che dire, io Nicola Terranova l'ho avuto come giovane calciatore e la personalità che era agli albori allora gliela riconosco ora. Era un tipo anche testardo in campo... come disse quel sommo poeta, volle, fortissimamente volle, lui quando voleva trascinava la squadra, era un terzino fruttificante di buoni livelli, anche se allora era molto giovane, ragazzo 16-17 anni. E questa personalità la sta dimostrando come allenatore, perché se ha fatto bene in diverse società, può essere casuale un anno, ma poi 3-4-5 campionati non sono casuali. Sono frutto di capacità, di tenacia e perché no anche di aggiornamento, perché so che il giovane Terranova, da giovane allenatore, quando aveva del tempo libero non andava nell'ozio, ma andava ad aggiornarsi, seguiva altri tecnici di categoria superiore, questo vuol dire che... Te lo possiamo dire, no, ma è stato asseguito di Francesco, seguito di Francesco al Sassuolo, quando giocava lì suo fratello. E giocava nel Sassuolo, dico, è uno che... ha il diritto e dovere di andare avanti come tecnico, non fosse altro che noi come Mazzarese ce lo auguriamo, ci mancherebbe altro. Nicola in bocca al lupo per queste e per le altre partite che andrai a fare. Bruno Lombardo, Nicola Terranova al calcio di Castelvetrano è legato perché lo ha allenato la Folgore, ha raggiunto un risultato straordinario
vincendo i playoff nazionali e conquistando poi la Serie D, poi sappiamo come è andato a finire con tutto quello che è successo a Castelvetrano. Da questo punto di vista, una riflessione anche su Nicola Terranova allenatore Lombardo. Ma intanto l'occasione per salutare Terranova e spendere qualche parola su Nicola Terranova, che è semplicemente un ragazzo che ama il suo lavoro. Sembra una cosa scontata nel calcio come anche in altri settori, ma lui è profondamente innamorato del suo lavoro. In quanto tale è uno che maniacalmente ricerca condizioni di perfezione, di continuo aggiornamento. Anche nella preparazione delle partite, insomma, è uno dei tecnici che chiede continuamente e maggiormente le copie delle partite per farle visionare. Che utilizza mentalmente le stesse energie, se non di più, di quelle che i suoi calciatori utilizzano poi in campo, tant'è che a momenti anche di crollo, io ricordo, osservando una gara, seguendo una gara, a un certo punto l'ho svenuto in banchina perché la tensione lo travolgeva. E certamente un ragazzo con un profilo importante, ritengo, in questa provincia, e credo che così continuando possa veramente fare ancora meglio. Io certamente sono tra quelli che se lo augura, al di là se di Mazzara o di Castelvetrano o altrove, che è una persona che dà la sensazione netta di voler fare quel lavoro, e quindi questo è già una cosa importante, perché molto spesso l'amore per il professor, ecco, molto spesso anche tra i tecnici, qui ho due tecnici oltre che opinionista importante, molto spesso è sempre stata per alcuni solo una medaglia come questa che posso avere io della federazione qui, ma essere appassionati significa fare sacrifici, e Nicola è uno da questi. Chiaramente gli auguro di fare bene e ancora di più proseguendo quel cammino che aveva iniziato a Castelvetrano, esperienza che nonostante poi ha avuto l'epilogo che ha avuto, e io voglio salvaguardare come abbiamo fatto nella sua, seppur non facendo parte della società, essendo guardato fuori, ma l'ho seguita con grande attenzione, che è stata una cavalcata importantissima. È bellissima. Fatta e costruita con pochi mezzi, con pochissimi mezzi, nonostante probabilmente la enfasi che si dava, che la dirigente allora dava, ma i mezzi erano pochi. Tant'è che poi l'epilogo è stato quello che purtroppo si è verificato per la storia della società, purtroppo. E lui con pochi mezzi quel gruppo ha fatto benissimo andando fino alla fine. E quella fu un'esperienza che a lui è servita sicuramente, se domani allenerà anche in sedi professionistiche, credo che quell'esperienza se la porterà appresso notevolmente. Io gli auguro di fare bene come tutti. Più in generale, a Castelvetrano in qualche modo il calcio è ripartito dopo quell'esperienza alla quale accennavamo poc'anzi, da uno storico protagonista del calcio castelvetranese come Bruno Lombardo. L'auspicio per la sua città dal punto di vista calcistico qual è? Ma io credo, e ho sempre detto anche a questi amici che adesso stanno portando avanti, soprattutto chi conduce il gioco da un punto di vista tecnico, parlo dell'amico Massana, di tutti i ragazzi che abbiamo avuto, sì, tra di noi. Io ho detto e ribadisco anche da questa veste, che ovviamente mi separa fino a un certo punto dalla mia radice, direi, rossonera, qui lo voglio dire rischiando, però credo che sia importante che a Castelvetrano si ritrovi a radice e si riscopra il territorio. È un problema un po' di tutta la società della nostra provincia, in Sicilia dobbiamo riscoprire il nostro territorio, come si dice per altri argomenti e su altri argomenti, il territorio e quindi la radice. E troppe migrazioni anche di natura, senza nulla togliere anche a chi ha ben fatto, di natura dirigenziale, sono elementi pericolosi, elementi che non portano
secondo me lontano, noi dobbiamo riscoprire le nostre cose anche a costo di fare per qualcuno il disonore di infangare un po' il blasone. Qualche campionato anche di serie inferiore ci può servire, è importante che non si perda questa radice a cui mi faccio riferimento. Parto da Castelvetrano perché voglio parlare di Castelvetrano, ma credo che sia un concetto un po' che valga un da estendere estende un po' da tutte le parti. Apriamo la parentesi Mazzara, domenica vittoria, la prima del 2019 sul campo del Fanalino di Coda Castelbuono per 2-1 grazie alle reti siglate da Giannusa e da Lamia. Pietro Vellutato, che voto diamo all'inizio del nuovo anno per il Mazzara? 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Ma da 1 a 10 io darei un 6. Un 6 è come fatto anche proporzionale di stimolo. Perché un sei politico. Come all'università negli anni 70 uno studiava e 8 avevano il voto politico dell'1. No, diciamo, la parlata della vittoria di domenica direi che era quasi scontata, perché giocavamo contro appunto il Castelbuono, ultimo in classifica. Sì, d'accordo che nessuno vuole perdere, però la differenza tecnica tra il Mazzara e il Castelbuono c'è. Diciamo che avrebbe fatto più notizia se il Mazzara non avesse vinto. Chiaramente. Invece non mi è piaciuto il pareggio casalingo, quando poi con l'Alcamo abbiamo pareggiato all'89esimo, non si lascia in area di rigore un centravanti non marcandolo, oppure marcandolo a una distanza di 4-5 metri in area di rigore, quasi ai limiti dell'area di porta, dove quello indisturbato di testa la mette dentro. Ma scherziamo. Ma per le Giovanese si insegna ai ragazzi che quantomeno negli spazi brevi vicino all'area di porta e all'area di rigore bisogna poi cominciare a marcare a livello individuale di uomo. Invece quello era libero. Io lì darei non più di un 3 con l'arco, perché Mazzara ha giocato malissimo. Pietro, si ha un po' l'impressione che questa stagione, iniziata col profilo basso da parte della società, poi tantissimo entusiasmo per via dei risultati ottenuti nelle prime giornate, adesso stia in qualche modo scemando così? Non è una tua impressione, è una certezza. Quello che io non so è che noi non sappiamo che rapporti vi sono all'interno dello spogliatoio, perché non lo viviamo. Per cui lo ripeto ancora per l'ennesima volta, tutti i commenti che noi facciamo sono commenti per quello che vediamo. La domenica vado al botteghino e faccio il mio bravo biglietto, e assieme all'avvocato Manescalca e a tutti voi ci sediamo e vediamo la partita, e poi facciamo un'analisi in base a quello che vediamo. Se poi ci sono delle cose che noi non sappiamo, parlo come così genericamente, degli attriti fra i giocatori, degli attriti fra dirigenti e giocatori, non è che lo sappiamo. Io dico soltanto che vediamo che noi abbiamo avuto, come hai detto tu, una parabola discendente, perché ci fu quella ascendente, iniziamo giuste per fare 4, 5, 6 partite alla grande, dove fummo protagonisti in quel frangente di gare, di 5, 6 gare. Poi fu un momento di statica, dopo la sconfitta con il Canicattì prima e col Marsala dopo, ci fu la fase discendente. Ora siamo in una fase statica, per cui auguriamoci che, come fatto di orgoglio, di poter rientrare nel pool di squadre 4, 5, 6 che si possono giocare appunto alla fine il torneo nei playoff, cosa che io penso che ancora possiamo pure rischiare, perché, ripeto ancora una volta, non vedo, si doveva potenziare intanto la campagna acquisti del rafforzamento di dicembre, è stata una campagna acquisti di indebolimento, perché sono andati via 2 o 3 giocatori che erano discreti, non è che erano scienziati, ma per questa categoria potevano essere anche degli ottimi giocatori, dei buoni giocatori, e non abbiamo preso alcuno. Per cui questo è la tempesteria. Adesso è arrivato anche l'attaccante Adelfio nelle sì, l'ho visto settimane. Giocare contro l'Arca. Ha comunicato e anche giocato. Non so se se ne è andato. Ah, questo è un altro, però se sei andato non lo so. Se hai notizie in questo senso, però ripeto, è arrivato, c'è stata una comunicazione ufficiale, è anche entrato in partita. Contro l'Alcam eravamo assieme, non è che abbiamo visto questo splendore, questo, ripeto, è una squadra, questa qua dignitosa,
per ben figurare, con l'augurio di poter entrare nel pool di quattro squadre che se la giocheranno alla fine per i playoff. Solo questo. Poi, ecco, l'augurio invece che io mi faccio come tifoso, come sportivo, è quello di sapere che la società sta lavorando per l'anno successivo. Allora, se questo, dico, vabbè, pazienza, quest'anno bendiamoci gli occhi e auguriamoci che la classe dirigente stia lavorando per l'anno futuro, perché se così non è e noi dobbiamo finire in maniera mediocre per poi iniziare in maniera mediocre per l'anno successivo, molti non verranno. Invece, con l'occasione, Giovanni, vorrei dare un consiglio al mio amico presidente. Constatato che gli spettatori cominciano a venire meno, perché in tutto il mondo è così, la squadra tira il tifoso. Se la squadra non tira bene, di riflesso molti non verranno più a capo. Allora creiamo un'iniziativa. Il ragazzino a 12-13 anni è uno stimolo per il padre a venire a campo. Ora, un biglietto di 10 euro che noi paghiamo regolarmente, ma se io dovessi portare mio figlio che ha 13 anni e pagare altri 10 euro, cioè 20 euro, per vedere una partita di promozione di eccellenza, onestamente sono molto. Io direi, siccome rimangono sugli spalti 700-800 posti vuoti, facciamo il riempire con i ragazzi. Avevamo pensato 14-15 anni all'inizio del campionato per consentire al genitore di portarsi il figlio fino a 14-15 anni, tanto non diviene lo stesso, né il padre né il figlio. Può anche darsi che col fatto che il ragazzo ha l'ingresso gratis fino a 14-15 anni possa dire al padre: papà, mi ci porta alla partita, e di riflesso quel signore va a fare il biglietto, perché non è che tu hai problemi di non far entrare i ragazzi perché prendono un posto in più, perché i posti sono tutti vuoti. Allora io direi, dirigenza, ripristinate il vecchio metodo iniziale di far entrare i ragazzi fino a 14-15 anni gratis, fate un'azione sociale e nel frattempo diventeranno tifosi per il futuro e si trascinano il nonno e il padre a vedere la partita e di riflesso a fare il biglietto. Fino di casa. Sono stato tutta la trasmissione zitto. Hai ascoltato? Sì, ho ascoltato. Hai ascoltato. Non so veramente se dovevo dire qualcosa su Terranova. Siamo passati. No, la posso dire. Allora, su Terranova devo dire che, fra tutto quello bene che si è detto, devo dire pure che lui si attorna di gente capace, di gente e di collaboratore, che oltre ad avere come secondo, come preparatore atletico, durante la partita lui li manda in tribuna ad osservare e la squadra avversaria che gioca dall'alto, è un po' come tanti allenatori che fanno già in Serie A, usano Allegri, l'allenatore del Napoli, Angelotti, insomma, che usano il drone, perché dall'altra parte si vede meglio. Lui, quando allenava il Mazzara, mandava qualcuno dalla tribuna a vedere, a osservare la squadra avversaria, e così magari dopo nell'intervallo si parlavano, si confutavano i due tecnici e lui pigliava le migliori soluzioni. Quindi, oltre a essere bravo e capace, ed è appassionato, è uno che si applica, che è appassionato, che si applica, ed ho visto i risultati che ha fatto in questi anni, perché ha fatto veramente buoni risultati, perché è partito da Mazzara, è andato a Castelvetrano, è andato a Gela l'anno passato, che fra l'altro l'anno passato ha fatto la Serie D, si è classificato, ha fatto un buonissimo campionato, se per poco non ha centrato la zona playoff. Quindi quest'anno sta facendo un ottimo campionato con la squadra, con questa Canicattì, per cui gli auguro veramente di fare una buona carriera, perché lui la volontà ce l'ha, la passione ce l'ha, e gli manca forse gli manca un po' di fortuna per volare, ma credo che una buona società attenta dovrebbe puntare proprio su Terranova, sul Mazzara. Secondo me la vittoria di domenica è una vittoria importante, perché serve ad allontanarla, perché io a questo Mazzara non ci credo, serve ad allontanarla un po' ad evitare i play-out. Ecco, sotto questo punto di vista quei tre punti sono stati per me importanti. Il Mazzara dovrebbe approfittare proprio di queste gare così facili da fare punti e mettere i punti in saccoccia, perché io non vedo una situazione chiara in questo Mazzara, perché è impossibile che in questi anni
ci sono state tante dirigenti vicino a questo, a questa società, e alla fine per un motivo o per l'altro noi vediamo non ci sono più. Ora voglio dire, questa società e questo presidente, che a chi si affida? Cioè, deve avere una base a Mazzara per fidarsi. Prima non so, c'era Angelo Bruno, Gerolamo, c'era Franco Scatura, adesso tutte queste persone, Dino Di Giovanni, adesso tutte queste persone non ci sono più. Quindi ecco perché sotto questo punto di vista il Mazzara ha preso 3 punti importanti per salvarsi e per evitare eventualmente in futuro spiacevole inconveniente. E spero veramente che questo Mazzara possa rimanere in questo campionato d'eccellenza. Insomma, avvocato Maiescalco, io la vedo male, è stato zitto per molto tempo, però adesso per le cose che ha detto, insomma, ha detto qualcuno abbastanza, cioè, ho voluto evitare la diplomazia, quindi... cioè lui parla di play out, evitata la diplomazia, io non sei stato diplomatico, assolutamente. Ha parlato addirittura di play out e di, non so, ha parlato in qualche modo la possibilità che potesse retrocedere. La cascina non è per niente una brutta pensata, perché effettivamente, come diceva Pietro, la parabola non è più ascendente ma è diventata discendente. Siamo partiti nelle prime 6 partite con 18 punti, sembravamo una corazzata, però mi ricordo che da questi studi ne abbiamo detto tutto, che sicuramente le 2 squadre più forti, le 3 più forti, erano quelle che attualmente sono ai primi 3 posti. Licata, Canicattì e Sant'Agata, che tra l'altro secondo me ancora tutt'oggi è forse l'organico più completo e più forte in assoluto, quello creato per fare la Serie D. Il Mazzara ci poteva far divertire e così è stato per un breve periodo. Chiaro, e poi l'andamento della stagione, alcune situazioni hanno portato poi a un affievolimento delle nostre speranze e delle nostre capacità. Ciò non toglie chiaramente che, eravamo consapevoli che comunque quella fosse una squadra che avrebbe potuto comunque garantirci una certa serenità. Oggi chiaramente diventa un problema, così, tanto per riprendere un po' il discorso di Pino, chiaramente alla luce del quasi smembramento di alcune unità che stanno sicuramente costando anche la qualità della squadra. L'impoverimento dell'organico porta anche a una difficoltà ad andare a raggiungere risultati importanti, non ultimo quello di Angelo Rosella, che chiaramente ha ancor di più depauperato la potenza offensiva del Mazzara, dove rimane a questo punto soltanto Concialdi, perché Messina, infortunato, ormai è fuori rosa, credo che se ne sia andato. Angelo Rosella è andato a Canicattì, non credo che Giannusa, non mi sembra, cioè, pur essendo un buon giocatore, non credo che sia un attaccante puro, per cui siamo rimasti letteralmente spuntati. Obiettivamente Adelfio non mi è sembrato quel giocatore che era necessario al Mazzara per risollevarsi dal pantano, tant'è addirittura credo, ora non so se corrisponde a vero, sono un po' notizie di corridoio, credo che il giocatore non abbia intenzione di venire, però ripeto, è una notizia che mi è arrivata, non so fino a che punto veritiera. Domenica lo scopriremo chiaramente, quindi vedremo quale sarà la situazione. Quindi diciamo che alla fine quella arriva, la battuta di Pino non è per niente peregrina. Mettiamo fieno in cascina e poi alla fine aspettiamo la fine del campionato in modo tale da poter eventualmente riprogrammare. Vedremo cosa accadrà poi ovviamente nel proseguo della stagione, per il futuro è tutto, sarà tutto da decifrare. Ricordiamo anche le dichiarazioni del presidente Franzone dell'andata, proprio dopo la vittoria casalinga con il Castelbuono, se non ricordo male, quando annunciò praticamente che questo sarebbe stato l'ultimo anno suo qui a Mazzara. Vedremo quello che accadrà, speriamo che tutto vada per il meglio. Intanto bisogna conquistare 3 punti domenica in casa contro il Partinico d'Acea, cioè dell'ottimo allenatore Formisano. Siamo verso la chiusura, c'è ancora una domanda, so che Pietro Vellutato vuole fare a Bruno Lombardo, presidente provinciale della FIGC. Stasera lo stiamo facendo sfogare a Pietro Vellutato. Allora, io approfitto della presenza del presidente, che è una persona a modo, che io quasi quasi posso dire l'ho visto nascere, perché 40 anni fa
con papà Franco eravamo... Avevo detto che sarebbe stata una puntata a Marcorde, prima. Come? No, era il ragazzino. Era... Diceva una cosa... Non è tu che dietro, sei tu che sei anziano. Stagionato. Stagionato. Come buoni formati. E lui ricorderà che io prima di aver fatto l'allenatore facevo l'arbitro, per cui sono legato alla famiglia dell'AIA. Ho fatto il commissario di campo, il guardialine, per cui quando c'è un giovane mazzarese soprattutto che migliora come arbitro io lo seguo perché sono attaccato ancora alla famiglia dell'AIA. E la domanda che ti pongo, Presidente, è questa. Noi abbiamo avuto negli ultimi tempi, soprattutto in Sicilia anche, degli avvenimenti incresciosi di alcuni pseudo sportivi o addirittura dirigenti di squadre che per stupidaggia, per cose di niente, aggrediscono giovani arbitri, sconsigliandoli appunto e scoraggiandoli. Cosa intende fare la FIGC d'accordo con l'AIA per aiutare e stimolare questi giovani ad inserirsi nella famiglia arbitrale? Ma intanto... Una domanda semplice, insomma. Beh, sì, di quella di $100,000. Intanto l'AIA è una parte della nostra famiglia, della famiglia FIGC, di conseguenza anche per la mentalità che mi porto dietro da dirigente, da ex dirigente sportivo, non ho avuto alcuna difficoltà a confronto immediato con le due sezioni prestigiose della nostra realtà provinciale. Un esempio su tutti, il notaio Lombardo è stato un'espressione, anche lo stesso Pietro che ho votato prima, della nostra sezione di Marsala, ma anche quella di Trapani con altre realtà. Quindi il confronto con queste sezioni è stato immediato e per me naturale. È un confronto che ha voluto avviare, cosa che facciamo, abbiamo programmato proprio adesso al giro di boa dei nostri campionati, dalla terza categoria alla juniores, agli allievi, a tutta l'attività giovanile, un confronto che non discuta l'episodio, un confronto con le società sportive attraverso la federazione, che non discuta l'episodio del rigore negato della partita precedente, ma che discuta l'applicazione del regolamento e che c'è una problematica legata anche alla conoscenza delle regole da parte dei dirigenti sportivi. Io, che lo sono stato per un buon periodo, so bene di quale importanza hanno per evitare anche cattive interpretazioni che poi procurano l'atto di violenza, che molto spesso il dirigente sportivo è portato ad interpretare cose che non sa, che non conosce nel regolamento. Quindi la possibilità di radunarci e parlare di regolamento attraverso la presenza e con il protagonismo la presenza di arbitri, di dirigenti delle sezioni arbitri, non dell'arbitro di quella gara, ma dei dirigenti della sezione arbitri, credo che procurerà un miglioramento, una migliore distinzione, come deve esserci, perché l'arbitro va tutelato in assoluto, pur essendo, non essendo incolume da tante rospi che mi sono inghiottito anche di decisione da dirigente sportivo prima che me lo servono gli altri, però ho sempre avuto, intanto insegnato, e poi la forza di considerare quell'atleta un atleta che può sbagliare, come sbaglia il mio giocatore quando facevo dirigente sotto porta il gol. Allo stesso modo può sbagliare l'arbitro. Noi abbiamo anche come federazione adesso il dovere di fare crescere una classe arbitrale nella nostra provincia che sia non solo tutelata da atti di violenza, ma che sia in crescita per poter regalarci anche qualche arbitro che certo possa fare strada, perché non solo il calciatore può andare in Serie A, ma anche l'arbitro di Trapani, di Castelvetrano, di Mazzara può arrivare alla celebrità, come è successo nel recente passato. L'occasione per la chiusura, oltre che per ringraziarvi dell'opportunità e dell'invito, è quella di dire che nella nostra... Io ho trovato una situazione di grave difficoltà, soprattutto nella terza categoria, per via di una serie di situazioni di ripescaggi di squadre che mi sono state ripescate all'ultimo momento. Fra l'altro c'è in itinere una
discussione relativa alla riforma dei campionati che metta un freno a questa emorragia, perché non si può ripescare sempre e poi alla fine il livello che ne risente più è quello proprio della base, la terza categoria, non abbiamo più squadre. Io mi sono dato da fare con i miei collaboratori, i miei consiglieri, anche a Mazara, ritrovando quella radice. Qua ho trovato Salvatore Fiorentino, mi piace che non uscite come me, meglio di me, per fare una squadra fatta da molti giovani. Ho trovato un'altra squadra per la terza categoria facendo un'intesa con una struttura che è la Badia Grande, con una struttura che gestisce a Trapani gli extracomunitari, e con loro abbiamo fatto una squadra di terza categoria che sta ben figurando. Quando parlo di ben figurando non parlo solo della classifica, certo, ma parlo del comportamento, anche della funzione sociale che questa squadra ha in un campionato di calcio. A Petrosino con l'amico Licari abbiamo ripristinato un'altra squadra, cercando di siamo arrivati ad un girone di 10 squadre quando ne ho trovate 2 sostanzialmente, rispetto così pure al calcio a 5 con 12 squadre, il calcio giovanile con tutta l'altra fila dei giovanissimi, degli allievi, degli esordienti a 9, dei Puccini, delle scuole calcio d'elite che ci sono, l'Adelcam, l'Accademia Trapani, il Città di Trapani, e mi auguro quanto prima che anche a Mazara, che io so quale valore ha avuto il settore giovanile in questa realtà, perché questa è una realtà che seppure nella prima squadra, consentitemi, è sempre stata oggetto di come si deve vincere per forza. In prima squadra ci arrivavamo poco, mazzaresi soprattutto, con paesani mazzaresi, che arrivavamo molto spesso a Castelvetrano, dove c'era da Filippo Calamusa a Filippo Cavataio a tanti altri che non hanno nemmeno giocato a Mazara, però che dimostravano quanta effervescenza c'era nel settore giovanile di quei tempi. Sempre attenzione della folgore invece curare il settore giovanile tantissimo. Assolutamente, ma lo facevamo con gli scarti, anche con gli scarti del Mazara. Sta emergendo il dirigente folgorino, sta emergendo. Ma non facevamo anche i nostri campionati di Serie D allora, che erano semi professionali. Il nostro Peppino Taormina, cominciamolo a scordare il giocatore. Non divaghiamo che siamo in chiusura. Sì, non divaghiamo che siamo in chiusura. Ce ne sono una state gran bella fetta. Per chiudere. Quindi l'attività del nostro comitato è un'attività abbastanza critica per le problematiche rimpiantistiche delle risorse economiche che mancano, ma nello stesso tempo piena di speranza, che la caratteristica nello sport in genere deve esserci, cioè la speranza di poter andare avanti sempre con il nostro territorio e con le risorse del nostro territorio. Io credo che per finire, che non c'è nulla di più produttivo di rivendicare al proprio territorio il diritto di fare sport, il diritto di curare il proprio benessere fisico e quindi mentale. Avremmo potuto continuare ancora per un bel po', ma siamo arrivati al termine, giusto il tempo di vedere il quadro completo del prossimo turno del girone A di Eccellenza. Le partite in programma sono quelle della 19ª giornata: Alcamo Castelbuono, Dattilo Castellammare, Geraci Pro Favara, poi il big match di Catacani Catti, Mazara Partini Caudace, Mussomeli Marsala, Parma Valcaccamo e Sant'Agata Cus Palermo. A me non resta che ringraziare gli ospiti intervenuti, a partire dal presidente della delegazione provinciale della FGC, grazie presidente Lombardo, è stato un piacere, ci rivedremo sicuramente prossimamente, grazie all'avvocato Pino Maniscalco, grazie ovviamente a Pino Licata e Pietro Vellutate, grazie a voi che ci avete seguito da casa, ci rivediamo venerdì prossimo.